Erist 31, individuate tipo velivolo? PWA 517, volete segnalare un UFO? Passo. Negativo, nessun rapporto. Buonasera e bentornati nel nostro canale, miei cari amici e amiche. Allora, spero che stiate tutti bene, voglio ringraziarvi per i commenti della settimana scorsa. Allora, voglio rispondere subito a un messaggio della settimana scorsa. Mi scrive Auri, in love Benny 4982, spero di averlo pronunciato bene, piccola. Allora, mi scrive... Meno male che io e i miei genitori non guardiamo la TV, che di stronzate ne dicono a non finire. Sono d'accordo con te. Tutto merito di mio papà, che io e lui non solo ci siamo appassionati di UFO, ma soprattutto ci siamo svegliati come tanti altri, anche se la maggior parte dorme ancora. Questo è perché non abbiamo raggiunto quell'intelligenza che hanno loro. Capisco perché sono molto delusi dal nostro comportamento, infatti. E posso confermare che io ho solo 13 anni e potrei essere l'unica ragazza che già si è svegliata. Io almeno mi informo, guardo tutti gli avvistamenti ogni giorno. Comunque Davide, a mio padre gli stai molto simpatico. Dai, che ti posso dire piccola, grazie! Un abbraccio a tuo papà e grazie anche a te piccola. E mi fa molto piacere che ti sei appassionata di ufologia. Ok, dai, adesso partiamo con i primi filmati di stasera, perché stasera, raga, mega serata. Partiamo con il primo filmato di stasera e vai! Partiamo con il primo filmato. Siamo in Arizona, Stati Uniti, aprile 2024. The sky. They're circling literally. Something. They are circling literally. They are circling literally. What is this? Somebody please tell me. I don't know what this is. There's something at the bottom too. In Arizona, y'all. I don't know what's going on. Sorry for my language. What? I don't know what's going on. Look at all this stuff. You see this? The sky. They're circling. They're circling literally. Something. They are circling literally. They are circling literally. What is this? Somebody please tell me. I don't know what this is. There's something at the bottom too. Mettiamo un po' di zoom, ecco qui, guardiamo questo video un po' più da vicino per quanto possiamo fare, vabbè. Comunque, è una flottiglia, stiamo osservando davvero una flottiglia di oggetti alieni? Non posso dire UFO, sennò non ha senso. Cioè, stiamo guardando astronavi? Boh, chi lo sa. Andiamo avanti. Siamo negli Stati Uniti, marzo 2024. Siamo in Arizona. What is this? Allora, io vedo 5 sfere nere. Questo qui, ovviamente, questo signore è in un aereo. What is this, man? Che non è che vola sto ragazzo, sto signore. Sarà in un aereo. Well, what is this? 1, 2, 3, 4. Where's the fifth one at? Right there, fifth. It's in a cloud. It was just about to look like it was about to morph together or something. Ecco, avete visto, ce ne sono tre in alto, eccole qua. Che se che Well, did these disappear and reappear? I don't know, I'm tripping. Maybe just went on my eyesight. Why those three up there? Bro, what is this? Nah, this gotta get sent in. Black dots? Bro, come on, what is that? What is that, man? Eccole, guardate, quelle tre in alto formano un triangolo e poi ce ne sono due in basso. Guardate, notate bene. Strange stuff in the sky. Five black dots. Ora facciamo una cosa, andiamo in zoom, vediamo un po' più da vicino. Dobbiamo vedere da vicino. Eccole qua. Ora si sono allargate, avete visto? Prima erano più triangolari. Era fatto, c'era un po' più. Adesso si sono, diciamo, allineati. Come on, what are you talking about, bro? What is this? Look, they're moving, bro. Come on, I got all five in the picture. What is this? Stop playing. A quell'altezza, non credo assolutamente che fossero dei palloncini. Anche perché camminerebbero, poi sono neri i palloncini, nemmeno dei droni, se è per questo, escluderei anche dei droni.
sono oggetti davvero non identificati, cioè non si capisce che cos'è. Non dico nemmeno alieni, ma fatto sta che è molto insolito, perché questo dall'aereo sta filmando. Cioè, vede queste sfere nere lì che seguono l'aereo, almeno credo che sta seguendo. Vabbè, boh, andiamo avanti. Siamo in Columbia, aprile 2024. Don't open the window with the... Turn the TV off, please. No. They're coming towards us. Why is it glowing at the bottom? What is that? Please tell me Why it's a don't they drone. take us away? Let's go check out Be some of the water. quiet, Brendan. Don't be annoying. I swear you have to always be I hope it's a drone, bro. They're gonna go What right. They're what is gonna this, come. bro? They're gonna Wait, come right honey, above our we've talked hotel. about this. I don't want to hear that word come I'm out of your much more mouth prepared again. for You're it too young for to that, be. Eddie. I don't want to hear that word come I out of your hope mouth it's a again. drone. I think it's a drone. I hope it. I can't see don't know. the wall. What? That's way too big for a drone. That's not a That's drone. quite a helicopter. Questa ragazza No, that's weird li looking. firma per due Maybe volte, we can questi shut oggetti. up. Why, Daddy, what? Huh? Why won't my thing zoom in like I need it to? How Usually about it zooms in really good, but this isn't zooming very good. Let me get my phone. Hold on. It's like just turning. Fra poco vedremo il secondo video che io vi ho anche un po' zoomato per farvelo vedere ancora molto un po' più da vicino. Ok, aspettate che partiamo con un po' di zoom questo qui. Ecco, rivediamo questo filmato. Guardate che cos'è quella. Ora, escludiamo assolutamente un drone. Un drone non ha quella forma, sembra una ghianda, una cosa del genere, una forma strana. C'è una luce sotto, poi sopra, non so come. Che forma ha? Molto strana. Non è una sola, ce ne sono due di questi oggetti nel cielo. Purtroppo, guardate che succede quando uno zooma troppo su un oggetto con questi telefoni. Now they're going upwards. That's not a helicopter, Bren. They're going upwards all the way to the sky. What are those? Definitely UFOs. I can see the shape of the UFO. Brennan. No, legitimately, like they're literally going upwards. Eccoli First lì, I thought, okay, it's gotta be a helicopter because it was coming straight. Now they're going molto strano. Prossimo filmato. Siamo a Los Angeles, Stati Uniti, febbraio 2024. Che cosa può essere secondo voi? Quella luce blu, sembra un blu, non mi sbaglio. Io porto gli occhiali, raga, aiutate. Sono mezzo ciecato. Allora, io credo che sia un blu, sembra un vermicello, non lo so, sembra che si muove anche, sembra un vermicello, una cosa del genere. Molto molto in alto, avete visto da quando prima che zoomava era già molto lontano, ma andiamo ancora un po' più in zoom. Eccolo qua, facciamolo vedere un po' più da vicino questo oggetto perché merita, perché è molto insolito come oggetto, molto strano, non ho mai visto una cosa del genere io, sinceramente. Guardate, si muove, avete visto? Ma che cos'è? Non si riesce a capire. Ora, non è che mo questo voglio dire che è un oggetto alieno, ma nemmeno, non lo so, cioè, ma, oh mamma, guarda, raga, veramente mi mandano in tilt questi video, perché davvero io vorrei veramente una spiegazione. Magari quel ragazzo lì, maledetto, che stai filmando, magari sai anche che cos'è quello, perché tu quando sei lì lo vedi da vicino, cioè vabbè, da vicino, meglio dal telefono, sicuramente. Tu capisci più o meno cosa può essere. Poi, boh, non ne ho idea. Andiamo avanti. Siamo in USA. Siamo in California, USA, aprile 2024. Guardate quest'altro.
Oh, mama. No, no, it has something on the side, Robert. We gotta get a picture. Oh. Yeah? Uh-oh, Iron Man, sorry. What is that? Super frustrating. Maldakian. Might be the super people, Maldakian. It's holding its position straight up and down. It's one straight up and down and staying that way. You see it? Oh, yeah, yeah, yeah. You don't know when you guys see them. It's like a... This looks like a person with his arm sticking out. Sembra che ha una forma tipo un umano. Sta lì in piedi col braccio steso, una cosa del genere. Si riesce a capire la forma molto molto lontano. Ovviamente questo ragazzo o ragazza non si capisce se è maschio o femmina, vabbè, ma poco importa. Non riesco a capire se sta a pieno zoom, penso di sì, perché poi avete visto ruota leggermente. Ora vorrei escludere un pallone, quei palloni di feste, quelle cose lì, perché tenderebbero a ruotare anche sotto sopra, sai, vanno così come a caso, non è che si tengono così belli verticali e girano su se stessi. Poi, almeno per quello che penso, questo è un mio pensiero, poi magari sarà veramente qualcosa di boh, non lo so. Voi, miei cari, che mi state sentendo, parlate, ditemi, aiutatemi, perché io davvero, pure io a volte vado in tilt con questi filmati, perché vorrei tanto una spiegazione, ma non si trovano, perché ma come fai a dire che è un alieno o una cosa terrestre? Non si capisce niente, è una forma strana, è una cosa mai vista prima, non lo so. Ma vabbè, dai, andiamo avanti. Siamo a Disneyland, agosto 2023. Qui c'era la musica originale con le voci delle ragazze che stavano, però ho dovuto eliminare l'audio originale perché c'è musica coperta da copyright e quindi mi bloccano il video, quindi ho dovuto cambiare. Ok, rivediamo questa ragazza, questo gruppo di ragazze nota questo oggetto triangolare nel cielo sopra il parco divertimento e comincia a filmare, fa questo pezzettino di video che ha fatto migliaia e migliaia, se non milioni, di visualizzazioni su Instagram, mi sembra. Bah, andiamo avanti. Aprile, Stati Uniti, guardate un po' cosa passa tra le nuvole. Occhio, miei cari, guardate, eccolo lì, guardate. All'inizio non l'avete visto, nemmeno io, perché non ci ho fatto cosa, perché passa in una velocità mostruosa, incredibile. Ma rivediamo, rivediamo, eccolo lì, rivediamo man mano, andiamo sempre più piano, fino a che ve lo voglio far vedere bello chiaro chiaro. Guardate, eccolo lì. Di nuovo. Il ragazzo non so come ha fatto, magari ne saranno passate altri e lui è riuscito a beccare quello lì. Boh. Andiamo un po' più in zoom, voglio farvelo vedere più da vicino questo oggetto. Guardate, eccolo lì, avete visto la velocità, ma poi scompare. Non lo so se si ferma dietro le nuvole o gira, va dall'altra parte. Ecco, perché quando il ragazzo tende a seguirlo, poi non c'è più. Ora, non si capisce se si è fermato dietro le nuvole e è andato dall'altra parte, verso di fronte al ragazzo, diciamo. Questo sono mie opinioni, ovviamente. Poi
Avete visto che velocità? Bah, andiamo avanti. Aprile 2024. Raga, questo in questo aereo stava filmando il ponte, ma si accorge che è riuscito a filmare qualcosa di incredibile. Perché guardate bene, andiamo a rallenti e guardate un po' cosa passa. C'è un oggetto a forma di disco volante. Voglio dire, eccolo lì, avete visto? Voglio dire, cosa secondo voi cosa può essere quello? Mettiamo un fermo immagine, vediamo l'oggetto fermo, ecco. Eccolo qua. Cosa può essere secondo voi? Scrivetelo nei commenti. Andiamo avanti. Siamo in Florida, Stati Uniti, aprile 2024. State guardando quello che sto guardando io. Cioè, è un elicottero inseguito da tre sfere, o mi sbaglio? Eccole lì. Ora, non venite a dirmi che sono dei droni che inseguono là l'elicottero, perché la potenza delle eliche, almeno credo, perché erano molto vicini prima, li sbalzerebbe lontani. Oh no, poi, boh. Rivediamo. Eccolo lì, guardate là, io veramente, ora... Sonde. Saranno sonde? Aliene? O magari questi americani, questi bastardini ci nascondono qualcosa che noi non sappiamo. Ma chi lo sa? Vabbè, dai, andiamo avanti. Marito e moglie. L'ho intitolato così perché non ho idea. È stato fatto in America, questo lo so, nel 2010. Questo marito e moglie fanno un avvistamento davvero incredibile. Ecco, questo non penso che sarà la moglie, magari sarà la fidanzata, chi lo sa. E guardate un po' cosa filmano. Oh, right there. Do you see that? See that, man? Avete visto? Altre due sfere che si sono avvicinate, guardate come corre la ragazza, si sono avvicinate all'altra sfera ferma e si sono unite. Cioè, si vedono meglio questi video di 15 anni fa che i video di oggi. Non ho mai capito. Mamma mia. Raga, è fermo lì, un oggetto, eccolo lì, guardate. Ecco, avete visto? Adesso è riuscito di nuovo un altro oggetto dal... Oggetto, guardate, eccolo lì, sembra un ingranaggio, guardate, ha delle spine, una specie di... Cosa hanno avvistato? Che cos'è quello? Che cos'è? Oh my god, man, it took off. That was so fast. Oh my gosh. Well, I just came back from a little hike. I was about to make dinner. Been camping here for a couple days, and out of the clouds, just this crazy object, this round, kind of spiky object came flying out. And it went right over there into the middle of this little tree clearing, and it was there kind of rotating, and then it like disassembled and then like shot back together, and it seemed like there may have been like three or four of them
And then one, all of a sudden, in some blinking lights, it was there for maybe 3, maybe 4 minutes. Man, I'm so glad you were here. I thought I was crazy. I thought I was crazy, you know, just seeing this crazy stuff. Oh my God, I've never seen anything like it in my life before. This is epic. This is epic, man. Andiamo avanti. In Ecuador, agosto 2003. Holy crap. Rivediamo. Holy crap. No, dico, ma avete visto? Rivediamo a rallenti. Guardate lo scatto che fa questo oggetto. Ora, non so l'autenticità di questo filmato. Fatto sta che è datato, è molto vecchio. Quindi io... Cioè, ecco, avete visto? Oh mamma, cioè raga, ma avete visto la velocità in cui vanno? Ma mostruosa. Andiamo avanti, siamo su un treno, Portogallo, 2017. Guardate questo cosa filma, cosa riesce a filmare. Ora, non venite a dirmi che è un drone che insegue all'elicottero. L'elicottero, scusate, il treno, perché se no... Rivediamo ancora, a rallenti. Questo ragazzo o ragazza, chi è, non lo so, è riuscito giustamente a fare questo pezzettino. Magari già l'aveva visto prima e poi è riuscito a fare questo pezzettino qua dopo. Boh, chi lo sa, bravo. Ma quanti misteri ci sono dietro a sti filmati? Ma davvero, davvero ci si impazzisce a volte a capire la provenienza, chi l'ha fatto, se è reale, se non è reale. Guardate questo qui. 2024, Guantamela. Questo qui ora già lo so, raga, è un fake questo. Dice da sì, oh, Davide, è un fake. Che l'hai messo a fare? L'ho messo perché. Perché dobbiamo sempre pensare che sono falsi sti filmati? Non può essere vero. Ma poi com'è strana quella. Non lo so, sicuramente sarà. Non sarà vero questo. Lo dico già prima io, senza che mi scrivete, ma quello è falso, lo so, è falso. Che non posso dirlo io che è falso, oppure io voglio dire che è falso. Voi tutti scrivete sotto fake e io non lo posso scrivere, non lo posso dire, voglio dire pure io. No, scherzo, raga. Ditemi cosa ne pensate di questo arpione volante. Occhio questo qui, Messico 2010. Mi sono capitati questi 4-5 filmati vecchiotti, li ho acchiappati e li ho inseriti nella raccolta. Guardate questo qui, pazzesco. Sembra un sigaro. Per questi li chiamano UFO sigariforme, perché hanno la forma del sigaro che si fuma. Eppure sai che sarebbe bello vedere cosa c'è lì dentro, mannaggia. C'è cosa, come è fatto dentro un'astronave, entrare dentro e girarti intorno e vedere un po' la loro tecnologia, metterci le mani, vedere... Sarebbe veramente pazzesco, sarebbe una cosa... Noi, raga, noi siamo lontani anni luce da loro, veramente, siamo messi male per come stiamo gestendo il nostro pianeta, per come vanno le cose. Abbiamo davvero un futuro incerto, ahimè, è brutto dirlo, lo so, però siamo troppo cattivi, l'umanità sta sempre peggiorando, ci stiamo evolvendo più... tecnologicamente che spiritualmente. Allora andiamo avanti. Stati Uniti, aprile 2024. Guardate questo automobilista con la sua dash cam cosa filma. Ora, ovviamente questo è andato a casa e ha preso la registrazione e ora sta filmando il tablet, almeno non lo so, penso che sarà il tablet che sta filmando col telefono e sta guardando la registrazione di cosa ha visto, cosa ha filmato. E c'è quell'oggetto è luminosissimo nel cielo,
che gira, va di qua e di là con lampeggi, non si riesce a capire se è un elicottero oppure, non credo un drone così grande, così luminoso, non penso. Poi avete visto la velocità, fa dei spostamenti molto veloci, quindi non credo. Ecco, avete visto adesso da dritto è andato subito, ha girato a sinistra, sulla sua sinistra. Quindi un elicottero penso che non è che fa questi spostamenti così. Credo di no, perché gli elicotteri sì, si possono spostare così, ma gradualmente, credo. Questo qui ha fatto proprio tipo una Z prima. Non so se ci avete fatto caso. Ecco, guardate, sembra triangolare. Avete visto? Quando si è avvicinato sotto. Guardate, eccolo lì, guardate. Sembra triangolare, avete visto? Qualcosa di magico, non lo so. Boh. Andiamo avanti, qui siamo in Germania, gennaio 2024. La telecamera di sopra è una telecamera termica, così c'era scritto nel video, e quella di sotto è la camera normale. Quindi la camera termica riesce a rivelare quell'oggetto lì, eccolo che va e scatta e va via, mentre quella di sotto, l'originale, non si vede nulla. Quindi può essere che questi oggetti riescono anche a nascondersi da noi, magari ci volano in testa ogni minuto e noi non li vediamo perché riescono a mimetizzarsi. Ecco, guardiamo, ora qui, questa è la camera termica, come c'era scritto, io non so niente, non prendetevela con me. Quindi, rivediamo ancora, eccolo lì, guardate. Ha la forma di disco volante, diciamolo. Il problema non è questo, il problema è lo scatto che ha fatto, che fa paura, perché da fermo a un secondo fa, va via come fosse. Avete visto? Ma chi lo sa? Grande mistero. Prossimo filmato. Qui siamo nel Nevada, Pananca, nei pressi dell'area 51, più o meno, siamo lì vicino. 1995. Questo filmato è stato pubblicato. Ah, guardate là. Ora questo, voi direte, è un oggetto terrestre. Ok, anch'io lo dico perché c'ha i missili, c'ha le turbine, però non si sono mai visti questi aerei. Chissà cosa sperimentano lì in mezzo al deserto. Tecnologia a noi sconosciuta. Eccolo lì, guardate. Ora questo qui è riuscito a fare questo video, questo pezzettino, perché è passato sopra la sua città, piccola cittadina. Mi sono visto un po' su internet. E poi c'è questo qui, veicolo segreto USA. Questo è anche molto datato, questo filmato, che siamo nei pressi sempre dell'area 51, e fanno vedere questo disco volante che decolla da terra. Guardate, ora sarà terrestre questo o sarà alieno? Abbiamo copiato. Magari sarà terrestre, noi l'abbiamo. Chi lo sa? Non lo so. Magari sarà veramente un. Però c'ha le ruote, avete visto? Non credo che gli alieni usano le ruote. Cioè, ho visto le ruote tipo pneumatici. Credo che gli alieni usano i pneumatici. Poi almeno credo, non lo so. Magari sarà terrestre, sarà qualche veicolo sperimentale. Eccolo lì, vedete. Eccoci giunti alla fine del video anche questa sera, cari amici e amiche. Allora, voglio ricordarvi che sto mettendo insieme quel video. Mi state scrivendo ancora in privato riguardo al video le cose strane che succedono sul web. Ragazzi, sto cercando di trovare i video più carini, così da fare un
video un po' più lungo, da stare un po' più di tempo insieme, ok? Poi riguardo a questo video, a questa serata, ditemi cosa ne pensate di questo video, di questi filmati, scrivetemelo nei commenti, ok? Poi lasciatemi un like se me lo sono meritato. E poi che dire più? Che devo dire più? Niente più, devo solo salutarvi e darvi la buonanotte e grazie di essere stati qui, ragazzi e ragazze. Grazie, grazie, grazie. Ci vediamo venerdì prossimo con un altro nuovo filmato e mi raccomando, occhi al cielo.